Il penultimo turno di eccellenza propone la sfida tra Renato Curiangolana e Paterno. I padroni di casa, reduci dal successo sul campo della Torrese, che è valso l'allungo decisivo per la salvezza, vogliono chiudere bene davanti ai propri tifosi. Di fronte la squadra di Mister Torti, che ha bisogno di un successo per scacciare qualsiasi preoccupazione. Dirige l'incontro Sciubba della sezione di Pescara. I padroni di casa partono subito bene e al terzo creano il primo pericolo con questa punizione di Di Giovanni. Ranalletta si salva in corner. Passano 10 minuti e questa volta è la traversa a salvare il Paterno sul tentativo di Pompei. Le offensive dei locali si concretizzano al 24esimo. Angolo di Nepa e inzuccata vincente di Buffetti, che fa 5 in campionato e 1-0 per l'angolano. Gli ospiti non riescono a reagire e, appena 2 minuti dopo, Bizzarri inventa questo gioiello da fuori area che vale il 2-0. Nonostante il dominio dei padroni di casa, alla fine del primo tempo il Paterno prova a scuotersi con Albertazzi, che da punizione centra la traversa. Nella ripresa, infatti, la squadra marsicana è più aggressiva e al 28esimo riapre l'incontro con il sinistro capolavoro di Cordischi, che non lascia spazio ad Abate. Gli ospiti provano allora a crederci, ma l'angolana chiude di nuovo la gara. Combinazione tra Ruggeri e D'Alonso, quest'ultimo serve Di Giovanni, che con il sinistro fissa il punteggio sul 3-1. E questa l'ultima emozione della gara. L'angolana chiude così nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico e sarà attesa nell'ultima giornata dal derby contro l'Acqua e Sapone. C'è tanto rammarico invece in casa Paterno, con la prossima partita contro il Miglianico che potrebbe risultare decisiva. Mister Torti, uscite sconfitti oggi dal campo di Città Sant'Angelo. Dopo il 2-0 c'è stato quel gol di Cordischi che poteva far pensare a una gara che si potesse riaprire. Poi cos'è mancato dopo? Cos'è mancato in generale oggi? Forse sarà una questione di atteggiamento o lei recrimina qualcos'altro verso la sua squadra? Sicuramente l'atteggiamento è quello che fa la differenza. Questa oggi è una partita che noi dobbiamo fare il risultato. Non ci siamo riusciti. Se abbiamo questo atteggiamento non possiamo andare da nessuna parte. Adesso le cose sono complicate e dobbiamo vincere l'ultima in casa per salvarci. Sì, il gol di Cordischi sembrava che potessimo raddrizzare una partita, però poi abbiamo preso subito dopo 4 minuti il 3-1, ci siamo fatti un errore in fase di disimpegno su un nostro difensore e alla fine hanno vinto 3-1. E noi stiamo qui a leccarci le ferite, però sicuramente questo non è l'atteggiamento giusto. Mister De Eugenio, anche oggi arriva un'altra vittoria dopo quella dell'ultimo match, che è stata, se vogliamo, il passo decisivo per la salvezza. Questo successo per 3-1 che va a testimoniare anche da parte vostra un girone di ritorno che vi ha consentito di fare grandi risultati e di mettere al sicuro questa salvezza. Sì, chiaramente il girone di ritorno, oggi 16 partite, 29 punti, un passo da playoff. Chiaramente la prima parte di stagione è stata un po' così stentata, però ecco, diciamo, piano piano abbiamo trovato la strada giusta per questa salvezza. Non ci poteva essere modo migliore per chiudere davanti ai vostri tifosi? Sì, certamente oggi, ma devo dire che le ultime 4-5 partite sono state tutte perfette, con delle prestazioni bellissime, quindi sono contento, soprattutto perché oltre alle vittorie è arrivato anche il bel gioco, sono molto contento.